Allora, il sequestro calabresi qua? Sì. Cadregati, nonno, che mi racconti? Il primo sequestro che ho fatto del 55. Allora, prima di tutto io mi chiamo Mauro. Io Piero. Piero. Manzoni. Addirittura, siamo in grande. Allora, mi stavi dicendo il primo sequestro? Che hanno fatto i calabresi. Ola. L'ha fatto uno che stava giocando le bocce, si chiamava Villa. Villa. Ma va. Aveva i supermercati in via Piranesi, aveva i supermercati di uova, polli. Ah, ho capito, sì. E era sequestrato mentre stava giocando le bocce. Ma pensa a te. E ha pagato loro 5 milioni nel 55. Mamma mia. Ne aveva di danni. Sì, poi aveva anche il garage, un garage che c'è in via Lomellina. Che ci ho fatto il palazzo adesso. Caspita! Tra la Lomellina e la Corsica lì, due anni fa o tre ha fatto un palazzo. Mm-hmm. Ed era del Villa anche quello. Orca! Ma tutta la via Piranesi era tutta sua. Lui commerciava i polli e uova, così che arrivava dalla Jugoslavia. Ah! Addirittura aveva i supermercati Fancincani, sì, bravo. Uno dei fondatori di questa Villa bocciofila. Moratti e Priscopo. Ah, è l'avvocato Priscopo. Moratti? Moratti, quelli Moratti. I Moratti Moratti? Moratti. Quello che poi è diventato presidente dell'Inter, compagnia. Del Milan, dell'Inter. Dell'Inter. Oh, sta attento a non sbagliare a dire Inter-Milan. Che qui ci abbiamo il maresciallo che ti arresta, eh. No, guai a sbagliare, a mischiare Milan con l'Inter, eh. No, io sono interista. Ah, allora andate bene. Pure io. Anche lui. E poi com'è che si è sviluppato questa... Ma guarda, dopo è andato avanti sempre. No, per io c'erano 200 persone iscritte. E adesso quanti ne siete rimasti? Oh, saranno una quarantina. Hai sopravvissuti proprio. Tu sei del 1928? Io sono nato dal 28. 1928. 128. Madonna. E sei, diciamo, ti sei associato nel 55-58? No, io non mi sono associato dopo. Mio fratello molto prima di me, perché lui... era più libero. Io avevo la carrozzeria, invece lui commerciava macchine, veniva qua. Ho capito, bello. Quindi che storia c'è qua dentro? Ma è sempre stata così bella come bocciofila? Sì. Ma anche fuori il giardino? Fuori il giardino c'era più fiori. Ah, davvero? Era più curato prima? Più curato prima, c'erano più soldi che giravano. Avevate più danè? Ciumbia. Bello, eh? Bello. E tu giocavi a bocce anche tu? No, io giocavo a carte. Oh, allora adesso sei un campione di burraco, no? Gioco burraco, gioco a rebelot, gioco a scopa. A rebelot anche? Ma pensa a te, lo sentite io sto rebelot qua? Ma è un gioco... È un bel rebelot. È un bel gioco perché è veloce, ecco. Ah. Ogni divano cambia completamente. Bello, ragazzi. Ma adesso non c'è più nessuno che lo faccia giocare. E per forza li hai fatti fuori tutti. Non c'è rimasto più nessuno, sì. Ma va che bella. Io avevo la carrozzeria qua in via Zanella. Ah, porta addirittura. Perché prima abitavo fuori Milano a Trebbiano, non so se parlate. Paolo, sì. Sì. Avevo il caseificio, mio padre aveva il caseificio. Modo. Faceva grana padano addirittura, però dopo io sono andato avanti anch'io un po', però non avevo più la forza perché mio padre è morto nel 42 di infarto. Oh, io avevo 13 anni. Dio. Perché al mio paese allora c'era più di 1000 mucche e 200 abitanti, appunto. Più mucche che cristiani. Cavolo, allora sì che andava bene, allora sì. Un altro pezzo di storia, eh? Io li devo prendere, mi sa che devo chiedere a ciascuno, certo. di sì, ma io non sono un prete, ragazzi. Ah, io non sono nessuno per la bocciofila. Io non sono nessuno per la bocciofila. Perché ho chiesto? Perché mio zio mi ha detto che noi abbiamo imparato a scuola tutti i nomi strani degli imperatori, eccetera. Poi quando vai a chiedere
al ragazzino: ma tuo nonno come si chiamava? Qui sono trovato so mia mamma, perché i miei zii venivano da Mediglia, invece mio padre veniva dalla Valsassi. Addirittura miei nonni, ecco, perché avevano anche là, facevano formaggi. Caspita. E dopo sono venuti giù in pianura, ecco. Che bello, però, che storia. Mia mamma era l'ultima di 8 fratelli, 5 maschi e 3 femmine. Bella. Però dal 1928 tu sei venuto al mondo e hai visto una trasformazione tutta. Perché tutta mio padre era dell'85. Porca la miseria, sì. Mia madre era del 93. Però, come la mia nonna. Bestiale. Quindi tu hai visto trasformarsi questa zona? Sì, ma poi avevo i parenti, per i fratelli di mio papà, ma avevo già nel 28 il negozio di salumeria qua via le corse. Costi quanto si mangiava la ragazza una volta. E il pollame, le uova, e il salumeria. Io mi ricordo una volta, ero lì, allora era appena dopo la guerra. Ero lì alla cassa, perché in quel momento lì, perché ero venuto su a portare il burro. Ero lì alla cassa e lui mi fa: dai, sta alla cassa, prendi i soldi, così. Nel momento arriva dentro uno e ordina un pollo. Il mio cugino, che era uno dei proprietari del negozio, prese il pollo e poi fa 1820, ma quel cliente fa: impossibile. Come è possibile? Prende il giornale e scrive, prova a farlo lei, tanto il chilo, ma come ha fatto a fare il prezzo preciso? E mi sta anche 30 anni che impara a fare la memoria. Caspita, eh sì.